Nella chiesa di Santa Maria Maggiore, la corale polifonica diretta dal maestro Sabrina Caprarella si è esibita nei Santi Canti per condividere con la comunità grottese la gioia del Natale. Un repertorio che ha spaziato tra i classici della tradizione natalizia con dei brani gospel. Una lunga tradizione, era infatti il 23 dicembre del 1996 quando fu organizzata la prima edizione del concerto di Natale. Anche quest'anno presente il vescovo di Ariano Lacedonia, Sergio Melillo, e il primo cittadino di Grotta Minarda, Angelo Cobbino. L'auguri alla comunità da parte di Don Carmine Santoro. E come ogni anno ci ritroviamo insieme nei pressi della data fatidica del Natale per vivere questo nostro concerto, che è nato 16 anni fa circa come concerto per la pace, e ogni anno si rinnova l'esperienza, l'emozione, la bellezza di ritrovarsi insieme, anche attraverso il canto, attraverso la musica, per dare una testimonianza di unità all'interno di questa nostra comunità e anche per testimoniare che la bellezza è richiamo a Dio, è richiamo a questo Dio incarnato che per amore nostro si è fatto uomo. I canti in genere sono quelli della tradizione natalizia e, seppure affrontati con taglio diverso ogni anno, e che la nostra corale riesce a portare avanti in maniera sempre molto bella. Una corale diretta dal maestro Sabrina Caprarella che non ha solo lo scopo del concerto, anzi, ha lo scopo di animare la liturgia di domenica in domenica e di aiutarci ad incontrare Dio attraverso il canto, attraverso le parole, attraverso la musica. Il Papa quest'anno per Natale ci ha donato una lettera, la lettera sul mirabile segno del presepe, appunto. E l'augurio quale può essere? È che guardare al Dio che si fa uomo, ognuno di noi possa scoprire che l'amore di Dio è così infinito da rendere Lui, l'immenso, piccolo per noi, per dire ti amo e per mettersi alla nostra altezza, Lui si è fatto uomo. E noi ad imitazione sua saper rispondere a questo amore, semplicemente mettendoci davanti al mistero del Natale, davanti a quella culla, per dire al Signore io ci sto, voglio vivere con te la mia esperienza di uomo, la mia esperienza di cristiano, la mia esperienza di persona che vuole fidarsi di te e del tuo amore.